E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un film di Kubrick. E già, mi sto azzardando a toccare il grande Kubrick. E io, sinceramente, devo subito dire che lo so. Lo so che sto parlando di un mostro sacro, ma vorrei parlare molte volte di quanto comunque non è che tutti quanti i film di dei mostri sacri sono usciti bene, sinceramente. E quindi mi ha preso di vedere un po' di film di Kubrick e di recensirli, ecco, e parlare di quelli fatti bene, di quelli che, ecco, non è che sono il massimo. E questo, secondo me, è uno di quelli che non è il massimo. Rapina a mano armata. Io potrei, secondo me, proprio riassumere il tutto in un filmetto. Così. Un'ora e mezza, ne manco fra un po', veramente, un'ora e venti tipo, in cui parlano di questi tizi che vanno a fare una rapina, non in banca, ma in un posto dove si scommettono i cavalli, ok? E parla tutto di come architettano, diciamo, la cosa, ma lo fa in un modo estremamente lento, ma lento, 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 lento. Vi dico che per la prima metà del film probabilmente non succede un cazzo, è tutta un'introduzione dei personaggi anche fin troppo ribadita, perché ci sono veramente delle scene che dici: a me di questo non me ne frega un cazzo, e che mi devi far capire che questo qui è un sottone della moglie, chi lo guarderà mi capirà, l'ho già capito dalla prima scena. Basta, non servono 20 minuti di lui e basta. Anche se probabilmente per quanto riguarda il finale, lui è più importante perché c'entra col finale questa cosa. Ok. L'unica cosa che posso dire, che non posso spoilerarvi, però se lo guardate, guardatelo, sappiate che il finale è esattamente il finale che avverrebbe se io facessi una rapina. Cioè la sfiga. La sfiga è proprio quella. L'unica cosa che può andarti contro quando sei un genio e hai fatto tutto come doveva andare e doveva andare bene, è la sfiga. Perché non c'è altro. E quello sarei io probabilmente. Trama. 6. Che posso dare una trama del genere? Dai, è semplice, è fatta bene, sì, per carità, non ha nessun buco di trama, niente, però non c'è nulla di emozionante, nulla di diverso, non zero. È anche molto 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 lenta e piena di scene che appunto possono essere tranquillamente tolte in un'ora e venti di film, poi non in quattro ore. Vabbè, la penso così e penso che sia anche abbastanza oggettivo come cosa, cioè, non penso che anche il fan più sfegatato di Kubrick possa venirmi a dire che questo è il capolavoro più bello di Kubrick, dai. Personaggi. Allora, c'è, chiamiamolo protagonista, ma alla fine sono tutti protagonisti. Il protagonista belloccio, mente di tutto quanto, è praticamente l'unico lì dentro che penso capisca qualcosa veramente di quello che sta succedendo. Tutti gli altri ci sono andati a finire, soprattutto perché? Perché erano gente che lavorava anche all'interno di quel posto per le scommesse di cavalli, quindi avevano anche buona possibilità di riuscita in quanto ci avevano delle talpe dentro proprio che lavoravano lì. E niente, praticamente, diciamo che, ecco, a un certo punto
E quelli che sono lì dentro, in poche parole, sono il barista, che è un loro collaboratore, il tizio che ritira i soldi, dà i soldi, insomma, e tutto il resto, e ognuno ha il suo compito. C'è uno che deve fare a botte per distogliere lo sguardo, quello lì che sta agli sportelli dei soldi deve lasciare la porta aperta, quello del bar deve aiutare quello lì che fa casino per distogliere lo sguardo per vari motivi. C'è uno che si deve mettere a sparare a un cavallo mentre stanno a correre così che succede un panico, appunto c'è ancora più caciara. C'è un altro che fa il poliziotto e che va sotto praticamente per riuscire a prendere al volo i soldi lanciati dalla finestra nel momento esatto e così che quello lì poi si toglie la maschera e se ne va come se nulla fosse. E basta, questo è quello che vi posso dire dei personaggi, non hanno nessun'altra utilità tranne che uno di questi personaggi, quello lì dello sportello. Ha una moglie del quale è sottone e che praticamente fa impicciare a tutti quanti il piano per colpa sua perché dice alla moglie che lo tradisce, che è quello che stanno facendo e quindi la moglie manda degli stronzi a cercare di mettergli i bastoni tra le ruote e non vi dico altro, cercate di scoprire da soli poi che cosa succede. Personaggi, pure qua, sei quello che serve, obiettivo. Portare un film, una rapina, quindi che dovrebbe essere anche comunque eccitante, che non lo è stato, ma comunque con delle cose abbastanza geniali, perché devo dire che comunque il piano inventato in quest'opera è veramente figo, quindi non darò un voto negativo, sei anche qui e vi dirò assolutamente sei finale, è esattamente quello che direi, un film, sei quello che guardereste proprio se non c'è un cazzo. E niente, ci vediamo venerdì con il doppiaggio di questo film in bianco e nero.